fare. E finché a un certo punto arrivano loro, non puoi più fare a meno di non guardare. Le doppie punte. Le doppie punte. Allora vai da Tony, Mimmo, Pippo, sfido chiunque a trovare un parrucchiere con un altro nome e gli dici: tagliami solo le doppie punte. Bene, dire al tuo parrucchiere: tagliami solo le doppie punte, è come uscire con Rocco Siffredi e dirgli: solo un bacino sulla guancia, però, eh? E lui cosa fa? L'infame? Zac! 30 centimetri di chioma, persi per sempre. E lui cosa dice? Ma dai, che sarà mai? C'è la luna piena, te li fai ricrescere. E no! Federica Minia! No! Buonasera. Giurate, buonasera. Siate brevi e non allungatevi come i capelli di Federica. La parola, stavolta partiamo da Paolo. Buonasera, Federica. Ciao. E come stai? Tutto a posto? C'è la collina in bocca. Ha detto di non allungarsi, Paolo. Gli ho dato? Ha detto di non allungarsi. Ma... no, beh. Manda giù la saliva e parti. La monologhista, come il monologhista... nel cabaret, nella comicità, è una cosa veramente complessa, cioè bisogna essere, insomma, bisogna avere una padronanza anche del palco che, insomma, non tutti hanno. Quindi la tua scelta è proprio senza paracadute, venire senza un personaggio, senza niente, con un testo bello, però una cosa difficile. No, posso confessare che in realtà era la prima volta che salivo sul palco con un monologo comico, perché io sono una speaker. Mi fa piacere, ti fa complimenti. E... grazie, anzi, per avermi accolto, grazie. La speaker radiofonica. Sono la voce della linea lilla della metro, dell'M5 a Milano. Non ci posso credere, fammi un esempio. Fammi un esempio, tipo... prossima fermata, Gerusalemme. Next stop, Gerusalemme. I tre re magi li trovate a destra, grazie. Che bellina, Diego, tu che ne pensi di Federica? Devo dire che il testo c'è... dovresti, secondo me, diventare più... deve essere più una conversazione. Però nel complesso mi sembra che ci sia stato uno sforzo e soprattutto sei la prima volta che ti presenti e hai fatto una bella figura. Grazie. La parola a te, Selvaggia. Allora, mia cara Federica, secondo me questo pezzo ha un limite. È un pezzo che viene capito principalmente dalle donne e apprezzato principalmente dalle donne. I miei colleghi non possono capirlo fino in fondo perché non possono capire il rapporto che le donne hanno con i propri capelli, perché in alcuni momenti rappresentano le nostre insicurezze, coprono, diventano lo schermo, no? Io capisco quando ti metti i capelli davanti oppure quando te li metti dietro, perché magari... Diego, smettila, vedi che subito deve banalizzare. Non lo sa quanto è importante il capello per noi. Ci vuole un leone per capire. Infatti io l'extension, vedi, sono dovuta ricorrere a quegli artificiali, quindi ho capito che c'è anche una nota malinconica in questo pezzo, quindi secondo me non fa ridere fino in fondo perché c'è una nota malinconica. Io al posto tuo farei quello che fanno le donne con i monologhi molto femminili, cioè parlerei agli uomini parlando di questo modo, spiegherei cosa siamo e cosa sono i nostri capelli per noi, proprio come se fossero degli incapaci di comprendere. Okay. Capito, Diego? Perché tu non sai cosa vuol dire. Io so, infatti aspettavo che continuasse ad andare avanti sulle pelurie. Quella è un'altra cosa. Sono stato un attimo sbilanciato all'inizio. Per Chiara, tu ci sei stata in metro? Non hai sentito la sua voce? No, perché abito a Roma. Ancora non sono arrivata all'ATAC, può darsi che... Può essere pure che... No, io comunque l'ho trovata molto carina e secondo me sono stati dei momenti in cui sei stata molto brava, per esempio quando ti giravi, quando le dicevi appunto che i capelli parlano da soli, quando uno... sono delle cose che hai fatto molto bene, quindi secondo me hai tempi, però eri molto emozionata, quando hai perso qualcosa è stato molto chiaro che l'hai perso, però a me mi sei piaciuta molto. Grazie. Paolo, la portiamo alla votazione finale della prima manche? Sì o no? Sì. Grazie. Diego? Io direi di sì anche. Sì, due sì, già sei andata. Grazie. Ma sentiamo anche Selvaggia. Sì, ma datti una spuntatina però. Una spuntatina. Tre sì, ci vediamo. Grazie. Alla fine della prima manche. Comunque vada, hai una parte assicurata in un grande musical. Hair! Prego, accomodati. Grazie. Sono felicissima. Avevo un po' paura di Selvaggia Lucarelli, no? Appena ho detto Federica, già ho detto oddio. Perché lei è un po', diciamo, critica, no? Cioè, fa bene, attenzione. Però in realtà mi ha dato sì, quindi... Yeah!